Gabriella Cario, hostess di 56 anni, è deceduta per malore improvviso sul volo Reggio Calabria-Roma. La donna non si sentiva tanto bene, ma aveva deciso ugualmente di tornare a casa, a Sabaudia, in provincia di Latina, dove viveva. Il tutto è avvenuto intorno alle 15.15, poco prima del decollo, e naturalmente il volo è stato annullato. È avvenuto davanti ai passeggeri, che sono rimasti scioccati, e anche ai suoi colleghi della compagnia ITA Airways. È intervenuto il personale del 118, ma non c'è stato nulla da fare. Sotto shock anche la città dove viveva, nella quale era molto conosciuta. Il sindaco Alberto Mosca ha espresso un profondo cordoglio da parte dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Sabaudia, un lutto che ha colpito anche il giudice del tribunale di Latina, Giuseppe Cario, fratello della defunta. Gabriella lascia il marito e 3 figli. Ancora un malore improvviso. Una persona che sta bene, poi a un certo punto cade per terra e non si rialza più. L'appello di Mimar è sempre il solito. Vogliamo indagare, vogliamo andare in fondo alla questione. È vero, è sempre successo, ma non con questa frequenza. E suo fratello è un giudice, quindi per favore, può lei far partire qualche indagine in modo che si possa andare in fondo alla questione, che possa emergere finalmente la verità su quanto sta accadendo. Grazie. Sentite condoglianze e un fortissimo abbraccio alla famiglia e ai suoi cari da parte del salotto di Mimar. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale.